comprendiamo bene che i trasporti sono un po' il volano dell'economia, quindi dello sviluppo occupazionale. È anche vero che siamo in una regione dove, per ciò che riguarda i trasporti, ci sono delle leggi dedicate, e mi riferisco alla legge 18, dove vede un piano dei trasporti regionale e quindi una serie di investimenti attraverso dei piani sportivi. La nostra preoccupazione è per ciò che riguarda l'aeroporto Gino Lisa, che nel piano operativo 2009-2013 non c'erano problemi per ciò che riguarda sicuramente il trattamento della pista e anche l'impianto antincendio. E quindi rispetto a questo è chiaro che se si crea un piano regionale, poi non si dà seguito a una serie di investimenti, è chiaro che poi, voglio dire, non si riesce a creare un sistema utile e necessario per lo sviluppo dei territori. E non a caso anche un'altra cosa che è stata poi codificata con uno studio di fattibilità e una realizzazione in un arco temporale che vedeva quello del 2013, era l'identificazione della Foggia Manteloni. Sicuramente quando si parla di trasporti bisogna anche tener conto di un trasporto intermodale che dia, vada a soddisfare le esigenze diciamo dei cittadini per raggiungere quindi sia sia la stazione ferroviaria che anche l'aeroporto, e quindi sicuramente è necessario fare una valutazione d'insieme. Un'altra cosa che mi preoccupa proprio riferito alle procedure che ridurre vengono parte delle osservazioni, le parti sociali oppure le imprese non vengono coinvolte, diciamo, nei progetti dove nonostante è preciso, è previsto diciamo, dalle leggi di riferimento. Poi un'altra mia preoccupazione è anche il ruolo della provincia, perché noi abbiamo una legge che è la legge 24, che prevede, diciamo, un incontro con le parti sociali per poter elaborare un bacino, un piano di bacino che vada poi a soddisfare il contratto di servizi a livello regionale. Quindi è chiaro, Presidente, la invito quindi a far sì che tutte queste procedure vengano rispettate, essendo delle leggi regionali, e vengano coinvolte le parti sociali per pianificare il piano di bacino per i trasporti piuttosto che anche un contratto piuttosto che vada a soddisfare le esigenze di tutti i territori. Io vi ringrazio per la presenza.